Io credo che domenica alle 23 Marco Bucci nel segreto dell'urna sarà riconfermato, poi lunedì quando si spoglierà nel palese spoglio verrà confermato quello che sto dicendo e che uno straordinario sindaco si rimboccherà le maniche e si metterà a lavorare per 5 anni che cambieranno la faccia dell'Italia, di Genova e della Liguria. Poi Renzi, le ripenso, ma lei sa. Mi sembra al momento un condominio un po' litigioso e un po' confuso, però il punto è molto semplice, l'Italia ha bisogno di una politica pragmatica nei prossimi 5 anni, dobbiamo mettere a terra 200 e passa milioni e miliardi di PNRR senza lasciare indietro la spesa pubblica, confrontandoci con una crisi internazionale da proporzioni mai vissute nelle nostre generazioni e insieme uscire dai danni di una pandemia che ancora non è finita nei suoi strascichi né economici né sanitari. Per fare tutto questo non credo serva velleitarietà, slogan, urla, la social, credo che serva quel lavoro di cucitura paziente che il presidente Draghi sta facendo e per i quali, senza avere nessun posto al ministro, i nostri gruppi parlamentari stanno dando un sostegno, credo, tra i più leali in assoluto e tra i più silenziosi in assoluto. Se intorno a quest'idea ci sono persone che hanno voglia di costruire percorsi di buona volontà, diciamola così, Totti c'è sempre, ci ha provato in ogni modo e l'ha detto in ogni modo. Penso che ci voglia un po' più, come si dice, un po' meno di egolatria di tanti leader, un po' più di buona volontà, di spirito cooperativo. Ognuno deve rinunciare a un pezzettino del suo piccolo dominio per metterlo a fattor comune. Io non dispero che si possa fare con tanti, però al momento mi sembra che siamo ancora, diciamo, alle fasi di riscaldamento, non è ancora cominciata il Gran Premio vero e proprio.